Abbiamo già visto nei video precedenti che un'onda elettromagnetica che incide perpendicolarmente su una superficie fisica S', quindi non una superficie astratta, geometrica, ma proprio una superficie vera, trasferisce potenza su questa superficie e la potenza trasferita si calcola con la formula intensità media, quindi l'irraggiamento, per la superficie stessa S'. Si tratta della formula inversa di questa. Dunque l'onda elettromagnetica trasferisce una quantità di energia infinitesima dE' in un tempo infinitesimo dT. Il rapporto tra l'energia infinitesima dE' e il tempo dT è proprio questa potenza trasferita. Io utilizzo sempre gli apici per indicare la potenza, la superficie trasmesse a una superficie fisica S'. Mentre invece non utilizzo gli apici quando la formula dell'intensità luminosa, cioè dell'irraggiamento, è espressa attraverso le caratteristiche della sorgente. Qui invece abbiamo una superficie fisica che riceve l'onda elettromagnetica e quindi utilizzo gli apici. Ora si può dimostrare che la superficie fisica S', oltre a ricevere l'energia nel tempo, le sue cariche elettriche, cioè le cariche elettriche contenute nella superficie, ricevono anche una quantità di moto, quindi una spinta in pratica, che è proporzionale all'energia che riceve la superficie. Quindi dP' è la quantità di moto infinitesima che nel tempo infinitesimo dt la superficie riceve ad opera dell'onda elettromagnetica. E dP' si dimostra che è dE' su c, la velocità della luce. Questa formula si può ricordare anche in base alle unità di misura. Infatti dividendo un'energia per una velocità si ottiene una quantità di moto. Dopo un tempo finito t, un tempo durante il quale l'onda elettromagnetica continua a premere sulla superficie S', l'energia assorbita complessivamente dalla superficie è E'. Quindi non è più una quantità infinitesima, ma è una quantità finita. E la quantità di moto che riceve la superficie è P' uguale E' su C. Sempre con gli apici per indicare che sono quantità trasferite alla superficie. Poi, oltre alla quantità di moto, la superficie riceve anche una pressione di radiazione, perché quest'onda elettromagnetica preme sulla superficie facendo una forza e quindi esercitando una pressione, che è la forza con la quale preme l'onda diviso la superficie stessa. La forza con la quale preme l'onda, per il teorema dell'impulso, è data dall'impulso infinitesimo ceduto, che era questo, diviso il tempo. Sarebbe la derivata rispetto al tempo dell'impulso. Quindi per calcolare la pressione di radiazione bisogna prendere la forza esercitata dall'onda elettromagnetica sulla superficie. La forza è questa formula per il teorema dell'impulso, eccola, diviso S'. Poi al posto dell'impulso infinitesimo trasferito bisogna sostituire l'energia trasferita infinitesima diviso la velocità della luce, ed ecco la sostituzione qui, D' su C, dopodiché D' su DT è la potenza P' trasferita, perché è quanta energia viene ceduta dall'onda alla superficie nel tempo dt, e infine la potenza ceduta diviso S', questa divisione P' su S', secondo la formula che abbiamo visto prima, è l'intensità luminosa, l'intensità radiante dell'onda elettromagnetica. Quindi abbiamo alla fine I, P' di S', I diviso C, e quindi la pressione di radiazione vale questa formula qui, I diviso C. Per gli esercizi queste due formule possono essere utili. La quantità di moto trasferita dopo un certo tempo dall'onda elettromagnetica alla superficie, questa quantità di moto è direttamente collegata all'energia che è stata trasferita alla superficie, l'energia diviso C, mentre la pressione di radiazione è direttamente collegata all'irraggiamento, l'irraggiamento diviso C.